Hello, how are you? Sono Mark e vengo da Toronto, Canada. In questa lezione ci concentreremo sui passati regolari inglesi. Prima di iniziare vi ricordo che in inglese vi sono suoni forti, la consonante T o la D o la K o la S e suoni dolci come la M, la N, vocali, Z, eccetera. Come nelle passate lezioni abbiamo Giuseppe. Hello Giuseppe, how are you today? Adesso vi dico qualcosa che mi ricordo. Good morning, professor. Let's start with the first word. How do you pronounce this word? Questo è facile, professor. Ask it. Qui abbiamo un verbo che finisce con la K, e cioè un suono forte. Quindi, asked. La E non si pronuncia e la D si pronuncia come una T. Asked. How do you pronounce this word, Giuseppe? Ah, questa la so. Stopped. Qui la parola finisce con una P, un suono forte, e quindi prende sempre la T come suono. Stopped. Stopped. La prossima parola, Giuseppe? Questa è... Worked. Qui la parola finisce con una K, e quindi prende la T come suono. Worked. Worked. Adesso vediamo alcuni verbi che finiscono con un suono dolce. Forse dreamed. Ok. Dreamed. Dreamed. Quindi si pronuncia una D alla fine e la vocale non si pronuncia. Dreamed. Il prossimo verbo regolare. Ah, questa allora. Learned. 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 Con una D. Learned. Sempre con una D, perché il verbo finisce con un suono dolce, una N. Quando i verbi regolari finiscono con una D o con una T, la vocale si pronuncia. Quindi, Giuseppe, questa è demanded. 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 Quindi la parola finisce con una D e quindi la vocale va pronunciata. La prossima parola, Giuseppe? Questa requested. Quindi il verbo finisce con una T e quindi la vocale va pronunciata. Requested. Requested. Oppure, Giuseppe? Ah, questa è facile però. Planted. 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 Quindi ancora, il verbo finisce con una T e la vocale va pronunciata. Insomma, anche oggi non è andata così bene per me, ma la prossima sono cavoli vostri. Ed è tutto per oggi. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't. Have a great day and see you next time with a new pronunciation lesson. Grazie mille di avermi guardato. Seguitemi sul mio canale. Ci vediamo alla prossima. Grazie.